Bentrovati su Radio Alfa e benvenute alle mie graditissime ospiti. Oggi parliamo di donne, parliamo anche di un importante ed interessante progetto contro la violenza di genere. Dunque saluto Roberta Bollettieri del Centro Antiviolenza Ginevra di Serre, benvenuta. Grazie per l'invito e saluto anch'io tutti, buonasera a tutti. E saluto Loredana Adami, che è presidente dell'associazione Le Uncinettine di Lorilù. Grazie per l'invito e saluto anche tutti quanti, buon pomeriggio. Prometto di chiamarti Loredana e non Lorilù, anche se la tentazione è forte. Mi puoi chiamare anche Lorilù. E allora, parliamo insomma di donne, dicevo, parliamo di questo importante ed interessante progetto che vuole lanciare un messaggio importante. Loredana, e cominciamo davvero da te, perché tu in qualche modo con l'arte che coltivi, quella cioè dell'uncinetto, hai voluto promuovere la realizzazione di un'installazione che desse un messaggio preciso. Partiamo proprio da questo. Intanto, quando e cosa realizzerete? Allora, intanto l'evento sarà domenica 10 marzo dalle 19 in piazza di Via Saverio Pipino a Cerreri di Altavilla Sorrentina. Con le ragazze della mia associazione abbiamo preparato questo progetto che si chiama Radici Rosse, Fiori di Indomabile Resilienza. Spiego anche perché radici rosse, perché le radici che affondano nella terra sono forti, tenaci e permettono ai fiori quindi di fiorire, come a quelle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare la violenza, di continuare a vivere la vita che loro vorrebbero. Ecco, non so se tu ci puoi anticipare, perché poi immagino che sarà anche, come dire, una sorpresa tra virgolette, certo, per coloro che arriveranno insomma a Cerrelli per ammirare quest'opera, che qualunque cosa sia sarà bella per quello che rappresenta. Quindi insomma, fai tu, dici un po' tu, sappiamo che c'è di mezzo l'uncinetto. Sì, di mezzo l'uncinetto, che è il protagonista principale. Diciamo che mi piace descriverlo come un immenso campo fiorito, colorato, allegro, proprio per mandare un messaggio di speranza. Come tutte le donne che lo hanno realizzato, siamo in 13, quindi tutte insieme abbiamo deciso di mandare questo messaggio forte e chiaro, e decidendo di invitare anche il centro antiviolenza La Crisalide in modo di mandare un messaggio ancora più forte e incisivo. Insomma, qui poi entra in gioco appunto questa importante struttura di Serre, di cui insomma spesso ci è capitato di parlare, il Centro Antiviolenza Ginevra. Roberta, insomma, ci diamo del tu, perché sì, siamo, esatto, tra amiche, esatto. Tra l'altro salutiamo anche le altre amiche che vi accompagnano, sì, e che sono in studio, che insomma hanno affidato a voi poi il compito di raccontare un po' il tutto, ma insomma ci diamo del tu perché siamo appunto tra amiche in famiglia. Entra in gioco dunque questa importante struttura che svolge un ruolo davvero fondamentale sul territorio, operativo da 2 anni. Sì, operativo da 2 anni il nostro centro antiviolenza a Ginevra, che è stato fondato dall'associazione La Crisalide. In realtà è un progetto ambizioso, perché opera, è l'unico ad operare su 8 comuni per conto anche dell'azienda consortile Assi, ed è un territorio molto vasto, ma anche con caratteristiche differenti tra un comune e l'altro. E quindi il nostro percorso non è soltanto quello di accogliere la vittima di violenza, che in qualche modo viene accompagnata nei percorsi di fuoriuscita e che trova all'interno del centro antiviolenza le mie colleghe che sono pronte, attraverso la propria figura professionale, sì, ad ospitarle. Ma in realtà il nostro compito è quello di fare una rete anche col terzo settore e con identità che sono già radicate da molto tempo sul territorio. Ma soprattutto, come presidente, la nostra mission è quella di utilizzare la cultura. Per noi la prevenzione è essenziale. Si parla tanto di violenza, si parla di violenza di genere, non solo sulle donne, perché poi una donna vittima di violenza ha una rete intorno a sé, la famiglia, una rete familiare, i figli, no? Soprattutto a maggior ragione quando sono minori. Certo. E quindi far capire anche che il concetto di violenza su una donna è anche violenza di genere, quindi su tutta la rete che poi è intorno ad essa. E quindi da lì abbiamo proprio ieri anche inaugurato un altro sportello, dei punti satelliti nel territorio degli 8 comuni, sportelli antiviolenza, che attraverso anche le associazioni del terzo settore e le comunità del
dei territori possiamo praticamente promuovere quegli eventi culturali e formativi. E credo che l'iniziativa che si farà il 10 marzo ad Altavilla è davvero molto bella, perché non solo è un modo per divulgare, ma in qualche modo anche rappresenta l'identità culturale dei nostri posti. Certo, è un modo anche la mia nonna, per condividere. Esatto, tutto quello che spesso noi dimentichiamo, ma che poi effettivamente sono dei mestieri inestimabili, che insomma degli usi che non dovrebbero essere abbandonati affatto. E quindi perché no supportare 13 donne che sono da esempio anche soprattutto alle mie colleghe, a chi entra all'interno del centro antiviolenza, perché non pensare anche dei progetti di empowerment e formativi per le ragazze che fuoriescono dalla violenza, perché si pensa sempre alla prima fase, alla denuncia, certo, e a un percorso poi di fuoriuscita, però poi non si pensa mai al termine di quel percorso. E quindi utilizzare questi momenti per dare spunto anche alle comunità, alle amministrazioni, ma perché no anche al terzo settore, di poterci supportare con le ragazze che ospitiamo all'interno dei nostri centri antiviolenza. E insomma, avete una bella responsabilità, Loredana, tu e le tue compagne di associazione, perché intanto siete custodi di un'arte che rischia comunque di scomparire. Io per esempio non so fare nulla all'uncinetto, tanto per fare un esempio che ovviamente non è importante, però che può far ben capire, ecco, certo, come poi il rischio che scompaiano certe tradizioni è in agguato. Quindi intanto avete questa responsabilità e poi avete anche quella di mettere a disposizione degli altri, e tra l'altro di un tema così delicato, la vostra arte. Noi la mettiamo già a disposizione, perché noi organizziamo comunque dei corsi che sono completamente gratuiti, aperti a tutti, e quindi addirittura voglio parlare di un ingresso speciale che c'è stato, sì, ieri sera. Una ragazzina di 12 anni ha espresso l'intenzione di fare il corso di uncinetto nell'epoca dei social. Ecco. È stato proprio, io mi auguro che sia un cambio di certo, tendenza, quindi di riscoprire veramente il valore della manualità, anche perché la manualità ci aiuta comunque a distrarci, ci regala un angolo tutto nostro, certo, dove siamo solo noi. E quindi aiuta anche la crescita interiore, perché poi vedere sviluppare, realizzare un manufatto fatto a mano con un filo, che quello in effetti è un filo, è un intreccio, quindi in ogni lavoro a me piace pensare che c'è un intreccio personale di emozioni, di arte e di pazienza tantissima, quindi il risultato è notevole. Che poi è bello davvero, ti faccio i complimenti per, grazie, questo, mettere a disposizione un proprio sapere anche in maniera gratuita, perché certo, magari finché fosse un lavoro, allora uno dice ho un guadagno, un ritorno, metto a disposizione la mia arte, il mio sapere, ma tu lo fai addirittura gratuitamente. Noi lo facciamo gratuitamente, non solo, ci autotassiamo per tutti i progetti ecco, che facciamo, ci tengo a sottolinearlo questo, perché sia io che tutte le ragazze noi ci autotassiamo per i materiali, per le installazioni, per i rinfreschi che offriamo, tutto, praticamente mettiamo tutto a disposizione, tutto per la comunità e per cercare di creare una sinergia fra di noi, quindi per rendere, perché secondo me quando si è sereni si riesce a regalare tanto. Tra l'altro ricordiamo che tutte le amiche sono anche in ascolto, sì, insomma, quindi tutte. Approfittiamo per salutarle, perché davvero insomma ci fa piacere, tra l'altro, certo, e a me fa particolarmente piacere avervi qui per parlare insomma di tanti aspetti, insomma, di una tematica che rimane insomma centrale, certo, no? Il diritto della donna ad essere se stessa, la lotta contro la violenza di genere, però insomma anche questo saper mettere a disposizione l'arte del passato per i giovani. Insomma, l'esempio della dodicenne è davvero straordinario, speriamo che ce ne siano, anzi siamo certi che ce ne saranno tante di bambine che vorranno avvicinarsi a quest'arte, che poi insomma è anche molto particolare, gratificante per, sì, quel che poi si va a realizzare. Sì, 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 sì. Noi abbiamo realizzato un progetto molto importante per il comune di Altavilla Silentina, praticamente nel centro storico, il progetto era Coloriamo il centro storico, sì, abbiamo installato 275 cerchi, mamma mia, lavorati all'uncinetto, e la cosa più bella è che abbiamo coinvolte donne al di fuori della nostra associazione, quindi abbiamo esteso questo invito un po' a tutti. Il progetto è stato patrocinato e voluto fortemente dall'amministrazione comunale,
e mi auguro che ci seguano per altri progetti. Un invito, io la butto così. Sì, magari un messaggio diretto all'amministrazione comunale di Altavilla Silentina, salutiamo anche loro, certo. Non si sa mai. Il sindaco naturalmente in primis, a parte naturalmente gli scherzi, è bene che poi le istituzioni supportino, sì, queste attività importanti. Roberta, insomma, una struttura davvero che è punto di riferimento per quel territorio, ma che si apre poi al territorio attraverso iniziative come questa. Sì, si apre al territorio attraverso iniziative come queste, lodevoli. Il nostro compito, ci impegniamo anche a fare rete, quindi le loro stesse iniziative, se vorranno, questo è un invito che facciamo, di poterlo, certo, trasferire anche in altri territori, sì, proprio perché io sono affascinata, io ammetto che sono affascinata da quest'arte, mi è sempre piaciuta. E Roberta, potresti imparare, questa è l'occasione buona. Sì, dando l'invito a venire il giovedì pomeriggio al negozio. Assolutamente, quindi verrò praticamente con, anche perché mi servirà un po' per rilassarmi, ecco, devo dire la verità. Però noi svolgiamo sul territorio queste nostre attività soprattutto per tante mamme, tante donne. Abbiamo, diciamolo anche, il primo centro antiviolenza in Italia ad essere riuscito ad entrare all'interno delle caserme dell'esercito italiano, tant'è che abbiamo i nostri presidi anche all'interno del comprensorio di Persano. Uh-huh. E questa in realtà per noi è una cosa importante, ciò significa che in realtà donna non è soltanto la donna che magari troviamo all'esterno, no? Che spesso in qualche modo è in civile, no? Si spoglia un pochettino degli indumenti, anche degli abiti, certo, delle comunità, della cittadina, ma in realtà è donna anche chi ha un ruolo, chi ha un peso, e quindi per questo è importante creare e accorciare queste le distanze. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra pochissimo. Torniamo insieme, ritorniamo a parlare di donne con le ospiti di oggi, che insomma devo ancora una volta presentare perché quelli bravi fanno così: Roberta Volettieri del Centro Antiviolenza di Serre e Loredana Adami, presidente dell'associazione Le Uncinettine di Lorilù. Stiamo parlando, naturalmente, al di là del fatto che sorridiamo perché stiamo anche parlando microfoni spenti proprio delle vostre attività in maniera appunto sorridente, ma insomma la tematica rimane assolutamente seria, e tra l'altro è egregio l'impegno che su fronti diversi entrambe con gli organismi che rappresentate profondete a favore appunto delle donne. Roberta, ci stavi raccontando insomma della specificità del centro antiviolenza di Serre, che insomma è ben radicato sul territorio, sì, anche grazie alla presenza di sportelli, ma non solo. Sì, di sportelli su tutto il territorio, ma anche all'interno delle caserme del comprensorio di Persano. È stato un progetto nato un anno fa, fortemente voluto dalle forze armate, da chi è impegnato in quelle caserme, ed è un progetto dove ci vede operativi attraverso uno sportello sociale. Quindi operiamo non solo attraverso il nostro centro antiviolenza, ma operiamo anche attraverso quella rete istituzionale, anzi interistituzionale. Tant'è che per noi la donna, doverla favorire e accompagnarla nel post denuncia serve, significa anche metterla in rete tra tutti questi enti che le vanno a semplificare quel percorso poi di fuoriuscita dalla violenza. Da qui abbiamo un tavolo interistituzionale con la provincia di Salerno sulla giustizia riparativa, quindi abbiamo messo, sì, al centro le detenute. E insieme anche al garante regionale, il professore Ciambriello, abbiamo appunto in qualche modo ci siamo dedicate come sportello anche all'interno delle carceri, e iniziando anche dal carcere di Salerno con la dottoressa Romano iniziamo questo progetto circa un anno fa. Quindi per noi è importante l'ascolto, la donna viene messa al primo posto, non ha estrazione sociale, non ha età, perché effettivamente la violenza non ha età, certo, e non ha estrazione sociale, questo ci tengo sempre ad evidenziarlo, si pensa sempre che è nei quartieri svantaggiati, ma effettivamente non è così, si pensa sempre che in qualche modo deve essere messa in piazza la violenza, ma la violenza c'è anche, e quella anche silenziosa. Soprattutto che non è quella. Esatto, esatto. E credo che il ruolo insomma dei centri antiviolenza in generale, in particolare di quello, sì, di Serre, sia proprio quello cioè di portare alla luce il sommerso, ben vengano insomma le denunce, sì, ben venga insomma la possibilità di poter contare su strutture qualificate come il centro antiviolenza di Serre, ma insomma c'è davvero tanto da fare, credo che in questi due anni sia stato fatto anche tanto. Sì, cioè abbiamo avuto tante richieste,
di accompagnamento e di aiuto, ma soprattutto abbiamo dato le giuste informazioni, perché molte donne non denunciano perché non hanno la corretta informazione. Pensano che denunciando in qualche modo sono ancora vittime per una seconda volta di un sistema. Magari la prima cosa che ci viene chiesta: ma se denuncio perdo i miei figli? E quindi in realtà questo è, diciamo, un po' un fake che aleggia, certo, nell'area. E quindi noi siamo lì a spiegare. Ecco perché la prevenzione, in realtà, è dare anche giuste informazioni, ci permettono in realtà di invogliare, di far capire che una volta che si è denunciati, si è arrivati a quella denuncia, non sono sole, ci sono organi appunto competenti che in realtà gli fanno fare un giusto percorso, certo, non lasciandole da solo. Per queste anche ci sono delle case in protezione, case di accoglienza per donne maltrattate, o meglio case rifugio ad indirizzo protetto, dove la donna dopo la denuncia viene collocata appunto per fare un percorso. Certo. Allora, torniamo invece su Loredana, perché al di là dell'aspetto bello legato, insomma, a quello che fate con l'Uncinetto, Loredana, fate anche, insomma, dei progetti importanti anche di solidarietà, di beneficenza. Ce ne vuoi parlare? Sì, ne voglio parlare di uno in particolare. Abbiamo fatto delle copertine che abbiamo donato alla TIN dell'ospedale Pineta Grande di Castel San Giorgio. Quindi praticamente il fatto che abbiamo tenuto al caldo questi cucciolini appena nati prematuri è stato un motivo di veramente di grande orgoglio. E poi, al di là degli alberi di Natale, perché noi lavoriamo molto sugli arredi urbani, quindi il primo anno abbiamo fatto un albero di Natale nel 2021, reduci dal lockdown, quindi il nostro gruppo, che è operativo da 10 anni, in quel periodo non si poteva aggregare, giustamente, certo, non potevamo incontrarci. E quale modo migliore se non quello di lavorare ognuno una mattonella, di unirla in questo grande albero di Natale? E quel progetto fu chiamato Un filo unisce. Poi l'anno successivo, ovviamente, abbiamo continuato questa tradizione, e quest'anno invece l'abbiamo fatta sia a Cerrelli e sia ad Altavilla Capoluogo. Stessa cosa che si ripeterà anche nel 2024. Dove abbiamo tanti progetti in campo, ma manteniamo un pochino di suspense. Mi pare anche giusto, però insomma siete una garanzia, per cui ci si aspetta sicuramente grandi cose ad Altavilla e dintorni, no? Faremo il possibile. E allora, insomma, mi è fatto davvero piacere avervi con me qui a Radio Alfa. Naturalmente il tempo è sempre tiranno, sì, specie quando parliamo di cose importanti e di cose belle, come appunto il vostro impegno su due fronti, ma finalizzato, insomma, verso lo stesso obiettivo. Quindi ci fermiamo. Io saluto e ringrazio di cuore Roberta Bollettieri, grazie, del Centro Antiviolenza di Serre, e Loredana Adami dell'associazione Le Uncinettine di Lorilù. Grazie di cuore per essere state con noi. Grazie. E grazie a voi per l'attenzione. Tra pochissimo il 30° minuto.